Festival dell'indisponibile a Sant'Elmete Stadium per la gara valida per l'undicesima giornata di promozione Romagna a girone F. I padroni di casa sono orfani di Marcaccio, Righetti, Baffoni, Rossi, Tentoni, Capitanov, con Delì e Mezzgur che siedono in panchina non al meglio della propria condizione. Per l'Asar mancano Pierri, Franchi, Pari e Santoni. Sant'Elmete che cerca il terzo successo consecutivo dopo la prima vittoria ottenuta da Righetti con lo Spontricciolo e la seconda con il Novafetia. L'Asar Riccione invece arriva dall'ottimo punto conquistato a domicilio con il Petracuta. Abita la gara Balzano della sezione di Rimini, coadiuvato da Pagliarani della stessa sezione e Newcomb della sezione di Cesena. Dopo 10 minuti di studio, la prima azione avviene dall'angolo, uno schese mette al centro per la testa di Deniku che viene murato in corner. L'Asar dall'altra parte va in gol con l'apertura di Manconi a cercare Sorgos, il terzino sbuca e in spaccata mette dentro, ma per il direttore di gara, sorretto dall'assistente Pagliarani, si tratta di posizione di offside, non senza proteste, gol dunque annullato. E lo stesso Manconi, uno dei 6 under tra i 20 convocati, a pennellare questo calcio piazzato sulla testa di Fattori, il centrale difensivo mette alto. Dalla mezz'ora iniziano i 9 minuti di fuoco, dall'angolo di Noschesi il pallone viene ribattuto sul piede caldo di Contadini, la cui conclusione viene sventata in corner nella retroguardia ospite. Dalla distanza ci prova Deniku, un giro di lancette dopo con il pallone che termina abbondantemente a lato. Dall'angolo, al 34esimo, ancora non scesa a cercare la testa, questa volta di Fuchi, comoda presa per Mauri, primo piano anche per il giocatore in maglia verde. Al 36esimo, traversone al centro di Stella, Braschi non riesce a chiudere sulla corrente Alberto, che di testa mette a lato. È un campanello d'allarme questo per il Sant'Elmete, perché 3 minuti dopo l'Asar realizza il copia e incolla dell'azione precedente. Stella, l'attaccante, perde un rimpallo, si inserisce Sparaventi, che appare la tavola per i suoi, con Gattei Colonna che sporca la traiettoria, spiazzando in fase di copertura anche il compagno Braschi, con Alberto che di piatto ringrazia dando ai suoi il vantaggio. Abbraccio infine per l'attaccante, anche con rappresentanti della panchina. Noschese dalla bandierina dialoga con il compagno, poi un rimpallo favorisce Marconi, la cui conclusione è facile presa per Mauri. Ma dal conseguente rinvio scaturisce quasi raddoppio dell'Asar Riccione con Alberto che tenta il pallonetto e Romani, distinto Tinagallisoi con un super intervento. Ma la prima fase di gioco non si conclude qui e Noschese dall'altra parte a favorire l'inserimento di Braschi traverso dal centro con Sartini che calcia in bocca a Mauri. Nulla da fare, le squadre questa volta sotto gli occhi di Antonio Balzano di Rimini vanno a riposo sullo 0-1. Nella ripresa assistiamo a 9 minuti, come del resto il primo tempo, senza occasioni da segnalare. Ad accendere la luce ci prova il solito Noschese, che per certe movenze ricorda l'ex Ajax di Inter Canu, il suo tiro a giro però da dimenticare. Ancora il numero 10 dei Verdi a rendersi protagonista, mettendo al centro questa traversone per la volée di Sartini, che non inquadra lo specchio della porta. Primo piano meritato anche per il numero 11. L'Asar prova a venire fuori dalla propria metà campo e ci provoca la soluzione alla distanza a cura del neoentrato Marchionna. Pallone fuori. Al 35esimo, un innocuo lancio in profondità a cercare Marconi, porta Mauro all'uscita su quest'ultimo. Secondo Balzano di Rimini, trattasi di penalty. Gli ospiti vanno su tutte le furie perché, a giudizio loro, Mauri arriva largamente in anticipo sul numero 24, che poi fanno addosso all'estremo ospite. Non è così per il direttore di gara, dagli 11 metri Fuchi esegue un passo di troppo. Mauri rimane in piedi fino all'ultimo per poi neutralizzare il tiro del numero 27. Asar che rimane in vantaggio grazie al suo portierone. L'ultima emozione arriva da una punizione di Delia che si spegne alta. Termina qui una gara dove Sant'Elmete non riesce a brindare il ritorno alla propria casa con un successo. Prima sconfitta sotto la gestione Righetti, mentre l'Asar, dopo un inizio di campionato complicato, complice anche i tanti infortuni, si dimostra squadra ostica con individualità interessanti.